Buongiorno. Esiste una materia tra le tante che comprende un po' tutto, in modo confuso direi. Si chiama futurologia, che cerca di immaginare quale sarà il futuro dell'umanità. Una volta un grande economista disse coloro i quali fanno le previsioni di borsa sembrano rivalutare l'astrologia. In effetti, chi segue le indicazioni degli economisti di solito va incontro a delle catastrofi. Ecco, però questa mania di voler indovinare il futuro resta comunque molto radicata. Poi le ragioni ovviamente sono sempre moltissime, la scontentezza del presente, e molto spesso anche semplicemente il narcisismo. Anche semplicemente il narcisismo e, mi si consenta, nella solidarietà femminile, cioè le donne sono quasi sempre in prima fila nella protesta e nel voler anticipare un futuro, modificare la società della quale non sono contente. E qui entriamo in un campo minato che quindi sorvolerei, però basta che una giornalista di un inserto culturale dia spazio a un'altra donna che prevede il futuro e quindi si scrive un lungo articolo sul giornale in cui si immaginano i mestieri del futuro. Si dice il 65% dei bambini delle primarie farà un lavoro che ancora non esiste, per esempio spazzino dell'aria, chef di cibi sintetici, conservatore del clima, antropologo del DNA, ingegnere etico. Ecco, a dire queste che secondo me sono sciocchezze merite, è naturalmente un'americana, naturalmente una donna, Katie Davidson. E che mestiere fa questa Katie Davidson? Insegna inglese in un'università americana. Ora, la prima domanda che viene spontanea è: dove trae tutte queste indicazioni questa Katie Davidson? No? E perché questa giornalista di questo inserto culturale dà spazio a queste cose? Ecco, questa è la sottocultura della quale siamo invasi, perché è chiaro che, per quanto possa valere, se questi giornali, questi inserti vengono pubblicati, è perché c'è un certo numero di persone che le segue. Quindi dire sciocchezze di questo genere sicuramente non aiuta a comprendere il presente. Cioè, dicevo prima, le donne sono in prima fila in questa opera di sottocultura. Per esempio, nel 2003, una certa Susan Greenfield, ecco, pubblicò questo libro, Gente di domani, nel quale preconizzava tutta una serie di fenomeni assolutamente avveniristici. Io non sono, non ho la pretesa e non sono sicuramente in condizioni di contestare su un piano pratico, concreto, logico, però ho molte riserve, perché
abbiamo difficoltà a capire il presente, non vedo come possiamo immaginare il futuro in modo comprensibile. Ora, questo tipo di operazioni culturali o di sottocultura, cioè non, secondo me non aiutano. Non aiutano per una pluralità di ragioni, una delle quali è quella sulla quale io ritorno spessissimo, e cioè noi non comprendiamo il presente, non abbiamo una cultura del passato innanzitutto, abbiamo difficoltà ad affrontare in modo adeguato il presente e ci proiettiamo verso un futuro che non riusciamo sicuramente a prevedere, perché non sarà certo una docente d'inglese in grado di prevedere quale sarà l'indirizzo delle masse, cosa succederà tra 20, 30, 40 anni, anche perché, a parte c'è una moltissimi fattori che incidono, si influenzano a vicenda, uno è il clima, l'altro sono le situazioni politiche, l'altra è l'economia, quindi c'è una serie di fattori che si intrecciano e creano estremamente complesso, non dico prevedere, ma addirittura capire quello che sta succedendo oggi. E quindi questo esercizio un po' fatuo di immaginazione, diceva Laurence Olivier, che quando alle volte in scena dimenticava una parte del copione se lo immaginava. Ecco, questi fanno queste docenti fanno qualcosa del genere, cioè non conoscono molto bene le cose che magari dovrebbero conoscere come docenti universitari, e quindi cercano una via di fuga verso un futuro che immaginano, e siccome questo futuro non ha nessun tipo di riferimento preciso, ci si può mettere dentro tutto quello che si vuole, ma che questo poi sia un esercizio positivo per la comprensione e per la guida soprattutto, perché non importa camminare in fretta o andare verso il futuro, conta la direzione in cui si va, questo è il discorso, altrimenti più in fretta cammini e più ti allontani dalla meta, di conseguenza bisogna essere sicuri di andare nella direzione giusta, e siccome questa sicurezza non è garantita da niente, da nessuno, quindi bisognerebbe essere indotti a una certa cautela, bisognerebbe riflettere bene e imparare da quello. Però che voi capite che quando per esempio da un paese come l'America vengono tutti i disastri, sono venuti e vengono tutti i disastri possibili, immaginabili, se si esclude la conoscenza tecnica, che sicuramente richiedendo capitali sono sicuramente all'avanguardia, per il resto un disastro incredibile, no? È venuto. E quindi quando noi vediamo l'arte, cito spesso questo tizio che disse che la metafisica era una sorta di scoria della filosofia, c'è da chiedersi se l'abbia mai letta. Ecco, quindi ecco, questa sottocultura a cui viene dato spazio sugli inserti culturali dei giornali, è uno degli aspetti preoccupanti della realtà. È uno degli aspetti preoccupanti della realtà, come a mio parere è preoccupante il fatto che si continuino a fare scelte di genere anziché di sostanza, di merito. E quindi facendo scelte di genere, questa qui giornalista dà spazio a questa tizia che dice delle sciocchette che poi da altri verranno riprese e ampliate e si faranno discorsi assolutamente sul nulla. E questo è un qualcosa che, se riflettiamo bene, non è neutro, ma ha un certo grado di pericolosità.
Ecco, io penso che il nostro futuro è assolutamente precario, su questo ci sono pochi dubbi, e quindi i mestieri che faranno i giovani in futuro sono abbastanza poco prevedibili, perché dipenderà dallo sviluppo economico, sociale, eccetera, eccetera, e poi dipenderà dalle condizioni del pianeta, che se andiamo avanti di questo passo semplicemente non ci sarà futuro. Ecco, inoltre c'è da dire questo, che mentre noi ci troviamo con credo 2 miliardi e 600 milioni di semi analfabeti, ecco, poi c'è qualche piccolo genio o genia che si inventa delle cose improbabili e le spaccia come forma di verità. Addirittura il 65% dei giovani. Dico, come faccio a stabilire questo numero? Francamente, al confronto, indovinare i numeri del lotto è una certezza assoluta. Io trovo molto anche sgradevole, se vogliamo, questo tipo di sottocultura immaginifica, perché non arricchisce certo la capacità di tutti noi di capire e di affrontare la realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Quindi le fughe in avanti non sono mai positive, perché ci portano nelle direzioni che magari non avevamo sufficientemente valutato. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie brevi considerazioni per quello che valgono, e ciascuno di voi trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.